Allora, questa associazione ancora non esiste, primo, è solo frutto di dichiarazioni su Facebook e su mezzi di informazione. Noi non conosciamo assolutamente l'esistenza di questa associazione, se non per sentito dire. Un'associazione c'è quando ha uno statuto, si è presentata davanti a un notaio e ci dice da quante persone è composta. Oltretutto ci auguriamo che sia composta da persone del territorio, perché come ci dicono non si può reclutare persone dall'esterno, sarebbe molto grave proprio per la sicurezza. Inoltre è importante capire anche che l'amministrazione non è stata ferma, noi abbiamo fatto incontri a Pulicciano e in altri centri. Pulicciano è stata una realtà periferica, ci ha veramente meravigliato che le persone di Pulicciano fossero veramente preoccupate da furti ripetuti. Abbiamo interpellato la questura, abbiamo interpellato la prefettura, all'incontro con il prefetto abbiamo posto la problematica e stiamo cercando la collaborazione fra le forze di polizia municipale, le forze dei carabinieri che sono presenti nel territorio, affinché l'azione sia sinergica. Tuttavia è necessario un surplus di impegno da parte delle istituzioni e questo l'abbiamo chiesto, ma soprattutto in Valdarno credo ci sia una buona sinergia. L'incontro a Palazzo d'Arnolfo ha dimostrato che la presenza del questore, dei corpi di ispezione e di polizia e di tutti i sindaci ha dimostrato la sinergia e l'importanza che le amministrazioni stanno dando. Ripeto, a noi non interessa l'effetto, però chiediamo soprattutto di non drammatizzare e creare scompiglio nella popolazione laddove c'è bisogno di accoglienza, di serenità e di capacità di reagire anche di fronte ai furti, perché purtroppo i furti creano disagio alla famiglia e non possiamo dire è colpa dei rumeni, è colpa di altri, è colpa di extracomunitari. La responsabilità va accertata, so che i carabinieri hanno fatto delle indagini, anche in Arezzo hanno, così ci hanno detto, già identificato persone responsabili di alcuni episodi malavitosi e di conseguenza noi con tutta la fiducia nelle istituzioni facciamo la nostra parte.